Cari cittadini, buongiorno. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'aspetto epidemiologico nel nostro Paese. In questi 6-7 giorni abbiamo avuto altri 6 nostri cittadini risultati positivi al coronavirus. Eravamo fermi a 12, oggi siamo a 18, ripeto, oggi giovedì 17 settembre alle ore 8:30. Si tratta di una coppia residente in via 8 Marzo, dove entrambi i coniugi lavorano in attività commerciali fuori San Marco Evangelista, attività commerciali che prevedono anche un contatto con i clienti, quindi con il pubblico. Il risultato positivo è un nucleo familiare di 3 persone, in cui un giovane proveniente dalla Sardegna probabilmente ha importato il virus appunto al ritorno dalle vacanze, e c'è stato un altro positivo proprio ieri. Si tratta di un lavoratore che opera anche lui in un'azienda fuori San Marco Evangelista. Quindi ad oggi, ripeto, sono 18, un numero sicuramente elevato, ma è bene focalizzare l'attenzione su un aspetto. Non lo dico solo io, ma anche l'ASL, con cui io mi confronto, continuo a confrontarmi tutti i giorni, anche più volte al giorno. Si tratta di un virus importato nel nostro paese, perché noi abbiamo in questo momento, dei 18, 7 persone albanesi che hanno importato il virus dall'Albania. Abbiamo 5 persone provenienti dalla Sardegna, quindi virus importato dalla Sardegna, e gli altri 6 sono lavoratori che lavorano fuori San Marco Evangelista. Ci sono anche i 2 senegalesi in questi 6, i 2 senegalesi che lavoravano in un'azienda in Pascarola. Quindi è un virus, noi non abbiamo focolai nel nostro paese, è un virus di importazione. È chiaramente una situazione che va monitorata e lo stiamo facendo giornalmente. Io ho ritardato in questi giorni i video perché decine e decine di cittadini si sono sottoposti al tampone, quindi volevo aspettare un po' la conclusione di questi tamponi per il dato un po' finale. Fortunatamente, veramente, su decine e decine di tamponi ci sono stati solo 6 positivi, che non sono, ripeto, tantissimi rispetto al numero di persone che si è sottoposta ai tamponi. Non facciamo quindi inutili allarmismi ed isterismi, perché noto ci sono persone che volutamente, strumentalmente diffondono notizie assolutamente sbagliate, assolutamente false. Non c'è nessuna impiegata del comune che ha avuto contatti con i propri parenti. Vi voglio ricordare che la quarantena per tutti scatta nel momento in cui si è avuto un contatto con un proprio parente, ma non per forza parente, con una persona positiva al coronavirus. Ma occorre un contatto. Chi non ha avuto contatti può essere anche marito, moglie o figli, non scatta nessun provvedimento di quarantena. Quindi invito tutti alla calma e alla serenità. Stiamo controllando da vicino la situazione. Io già adottai qualche settimana fa un provvedimento di chiusura, di sospensione degli eventi fino al 23. Sono intenzionato a prorogare questa sospensione e sto valutando serenamente anche la chiusura delle piazze e delle piazzette. Ma ho notato in effetti che questi contagiati non sono persone che frequentano piazze o piazzette, ma il virus è stato, ripeto, importato o dal loro posto di lavoro, perché sono veramente tutti lavoratori che operano fuori San Marco Evangelista e quasi tutti in attività commerciale a stretto contatto con clienti, con pubblico, con persone esterne, oppure si tratta di un virus importato dalla Sardegna e dall'Albania. Manteniamo tutti la calma, il sottoscritto è presente tutti i giorni, al di là delle campagne elettorali, perché l'attività amministrativa non si ferma l'attività amministrativa e non si ferma il controllo e la sinergia con l'ASL. Ripeto, io mi sento 3 volte al giorno con i medici dell'ASL e la situazione è sotto controllo. Ove mai mi dovessi accorgere di un focolaio presente in San Marco Evangelista, adotterò misure più forti e più restrittive. Grazie, buona giornata e buongiorno a tutti.